spaccio di droga in concorso tra loro. Questa è l'accusa con la quale sono finiti in manette questa mattina in un'operazione dei carabinieri un brindisino, quattro ostunesi e un cistranese, una organizzazione specializzata nello spaccio di diverse sostanze stupefacenti, hashish, cocaina e marijuana. Continua a destare sdegno e clamore nella comunità fasanese il gravissimo atto criminoso messo a segno nella serata di sabato ai danni dell'imprenditore Nico Carparelli, rapinato e picchiato ferocemente nella sua villa, insieme alla sua famiglia. Il castello di Oria finisce in vendita su internet. Non si tratta di una boutade, ma di un'offerta pubblicata su di un sito di compravendite immobiliari di caratura mondiale. A 100 anni dalla nascita del grande interprete della tradizione musicale napoletana, l'amministrazione comunale di Ostuni, l'associazione Amici della Biblioteca Diocesana Ferrigno e l'Accademia Musicale Ars Nova hanno reso omaggio a Roberto Murolo. Ben ritrovati a tutti, gentili telespettatori, benvenuti a questa edizione del nostro giornale. Nei titoli abbiamo parlato di Operazione Pantera, questo il nome dato dagli inquirenti all'operazione che ha portato questa mattina all'alba all'esecuzione di diverse ordinanze di custodia cautelare per una organizzazione specializzata nello spaccio di diverse sostanze stupefacenti. Marijuana, hashish, ma anche cocaina. Spaccio di droga dunque in concorso tra loro e questa l'accusa con la quale sono finiti in manette all'alba di questa mattina, ad opera dei carabinieri della compagnia di Fasano, quattro ostunesi, un brindisino ed un cistranese. I particolari nella conferenza stampa che questa mattina ha seguito per noi Stefania Franciosa. Vediamo il servizio. Sei ordinanze di custodia cautelare, di cui due notificate in carcere, sono state emesse nei confronti di altrettanti pregiudicati, cinque ostunesi ed un cistranese, ritenuti responsabili di concorso in detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Due di loro dovranno anche rispondere di tentata estorsione ai danni di altri spacciatori. In manette sono finiti Giovanni Iaia, 22 anni, Loris Natale Turco, 31, Daniele Sgura, 26, tutti di Ostuni, e Leonardo D'Amico, 35, di Cisternino. Già detenuti presso le case circondariali di Brindisi e Lecce, rispettivamente Gianni Trizzi, 23enne, e Biagio Sternatia, 29enne, entrambi ostunesi ed entrambi in carcere per lo stesso reato. Le indagini che hanno portato l'operazione Pantera, dal soprannome del Turco, iniziarono nell'ottobre 2009, quando proprio quest'ultimo fu sorpreso con addosso cocaina ed hashish. Sino alla fine del 2010, almeno 112 gli episodi di spaccio accertati, spaccio che avveniva nelle campagne tra Ostuni e Fasano, fra gli acquirenti anche tossicodipendenti di Martina Franca ed Albero Bello. La droga, marijuana, hashish, ma anche cocaina, veniva nascosta nei muretti a secco delle campagne dove avveniva lo spaccio. Le indagini hanno anche appurato alcuni tentativi di estorsione ad opera di Daniele Sgura e ai danni di Leonardo D'Amico e Loris Turco, spesso minacciati poiché in ritardo nei pagamenti della sostanza stupefacente. Sgura chiedeva loro anche una quota di interessi per il ritardo stesso. Fra i sequestri, la somma di 17.000 euro nella disponibilità di Gianni Trizzi. Dunque una lunga attività di indagine che ha portato però ad un risultato sicuramente soddisfacente. Sì, assolutamente. È un'attività che è partita a fine 2009, che ha avuto continuata per tutto il 2010. E nella giornata di oggi, poi, a seguito dell'emissione delle ordinanze di custodia cautelare, sono stati eseguiti 6 arresti a carico di altrettante persone che in tutto il periodo di indagine si sono rese responsabili di numerose cessioni, quindi di sostanza stupefacente, sia del tipo hashish, marijuana, ma anche cocaina. E nel corso dell'operazione, a carico di uno dei soggetti, è stato anche sequestrato un notevole quantitativo di denaro in contante, erano oltre 17.000 euro. La particolarità dell'operazione sta sicuramente nei luoghi di occultamento utilizzati proprio per nascondere appunto la droga. Sì, non solo dei luoghi di occultamento, ma anche degli appuntamenti che venivano dati per lo scambio della sostanza stupefacente, che non avveniva all'interno dei centri abitati, ma si davano appuntamento in località vicino Pinete, campagne, in maniera tale da poter evitare di essere osservati o comunque non dare a noi la possibilità di avere dei posti di facile occultamento. Proseguiranno le indagini per appurare poi i canali di approvvigionamento della droga stessa? Le attività sono ancora in corso e potrebbero proseguire, speriamo che portino anche ulteriori risultati in questo campo.
Abbiamo titolato Allarme Arancia Meccanica a Fasano per mutuare il titolo dal famoso film di Stanley Kubrick, che forse per la prima volta parlava di questo tipo di violenza, rapine in villette isolate, soprattutto periferiche, comunque con violenze varie proprio per le vittime, e ha destato particolare clamore quanto è accaduto nella serata di sabato proprio alla periferia di Fasano. Vittima il noto imprenditore Nico Carparelli, rapinato e picchiato insieme alla famiglia, oltre a essere minacciato e quant'altro. Vediamo il servizio. 50 minuti di paura per Nico Carparelli, l'imprenditore di Le Fasanese, e la sua famiglia sabato sera, quando 5 banditi sono entrati in casa, una villa tra Fasano e Pezzi di Greco. Hanno aspettato fuori la moglie e l'hanno trascinata con una pistola puntata nell'abitazione, in cui c'erano, oltre allo stesso imprenditore, i suoceri, la figlia e una domestica. I rapinatori, non trovando alcuna cassaforte, hanno prima minacciato di sequestrare la figlia di 16 anni e successivamente hanno picchiato ferocemente con mazze e con fucili l'imprenditore e il suocero. Il terrore in quei momenti ha scoraggiato Carparelli dall'inviare l'allarme ad un istituto di sicurezza per non peggiorare la situazione qualora i malviventi fossero stati in grado di percepire il segnale con le radio ricetrasmittenti che possedevano. Hanno recuperato alcuni gioielli e soldi contanti dai portafogli, andando via con l'auto con cui era rientrata la moglie. Un fuoristrada Mercedes è ritrovato a qualche centinaia di metri dalla villa, nei pressi della masseria San Lorenzo, dove probabilmente avevano lasciato la loro auto. Quando è stato lanciato l'allarme, sul posto sono giunti i carabinieri e le ambulanze del 118, che hanno soccorso i due feriti. Dalla testimonianza delle vittime, erano molto bravi e non avevano alcuna inflessione dialettale, parlando perfettamente l'italiano. Le dinamiche fanno pensare ai fatti accaduti sia in casa dell'imprenditore ittico Gianni Lepore, sia nella villa dell'imprenditore Giulio Russi, rapine mirate ad imprenditori affermati e abitazioni fuori dai centri abitati. Ed ora occupiamoci di vertenze occupazionali, nella fattispecie il futuro occupazionale dei dipendenti della Italpol, l'azienda brindisina che si occupa di vigilanza e guardiania. Ebbene, domani è previsto un nuovo vertice in provincia Brindisi proprio per affrontare la vertenza Italpol, vertice che si terrà presso il mercato del lavoro, assessorato al mercato del lavoro. Vediamo intanto la situazione in questo servizio, sempre di Stefania Franciosa. Nuovo tavolo di concertazione domani mattina presso l'assessorato provinciale al mercato del lavoro. Argomento in discussione: la vertenza dei lavoratori Italpol e dunque il loro futuro occupazionale, alla luce della decisione dell'azienda di cessare la propria attività dallo scorso 1 marzo. Il 29 febbraio, lo ricordiamo, si erano già seduti attorno allo stesso tavolo l'amministratore dell'Italpol Giovanni Cafagna, le organizzazioni sindacali, l'assessore Vincenzo Ecclesia ed una delegazione di lavoratori. In quell'occasione Cafagna prospettò la propria impossibilità economica a garantire livelli occupazionali. Poi un nuovo incontro lo scorso 6 marzo, quando l'amministratore dell'azienda ha comunicato di aver trasferito le sue attività residue ad altri istituti di vigilanza. Se per le 18 guardie giurate che operavano nel porto e presso l'ASL si è già riusciti a garantire la continuità lavorativa, l'incertezza rimane ora per poco meno di 40 dipendenti. La riunione di domani avrà dunque una notevole importanza, poiché vi prenderanno parte anche responsabili di Sicurpol ed Ivri, le aziende di vigilanza che sono subentrate all'Italpol senza però acquisirne il personale. In occasione dell'incontro di domani, presso l'assessorato provinciale al lavoro, i 38 dipendenti ex Italpol terranno un sit-in. Ed apriamo ora la pagina politico-elettorale. Continuano le polemiche tra il candidato del PD del centro-sinistra Brindisi Gonzales e Antonio Carito, che tra l'altro proprio sabato scorso, in una conferenza stampa tenutasi presso Brindisi Futurista, ha rilanciato e fomentato, se vogliamo, le polemiche stesse. Tornerò a mettere a disposizione la mia candidatura solo se si creeranno le necessarie condizioni di confronto leale e democratico, ha detto Carito. E lo ha annunciato, come abbiamo già detto, nella serata di sabato, proprio nel corso della conferenza stampa a Brindisi Futurista. E ha voluto annunciare il ritiro della sua possibile candidatura a causa di alcuni contrasti nati proprio con il candidato del centro-sinistra Gonzales. Servizio e dichiarazioni che vi abbiamo già proposto, mentre non si è fatta attendere la replica determinata del candidato Gonzales. Ascoltiamolo
Ascoltiamo questa intervista di Stefania Franciosa. Arriva oggi la replica del candidato sindaco alle amministrative del capoluogo per il centro-sinistra Mimmo Gonzales alle dichiarazioni di Antonio Carito, ex candidato sindaco di Brindisi Futurista ed oggi in pausa di riflessione, dopo la polemica, ricordiamo, innescatasi proprio con Gonzales ed un gruppo di giornalisti nei giorni scorsi. Lo invito a non tirarsi indietro, ha spiegato questa mattina Gonzales ai nostri microfoni. Le incomprensioni si possono chiarire, c'è sempre tempo e modo per farlo. Per noi è successa un'incomprensione legata a uno scambio di battute su Facebook. Ritengo che questo non possa in alcun modo giustificare un suo disimpegno, perché la situazione è difficile per la città e quindi veramente occorre il contributo di tutti, ognuno dalle sue posizioni, con i propri schieramenti, però poi con un unico obiettivo, che è quello di far bene a Brindisi. C'è bisogno di progettualità? C'è bisogno di progettualità, sicuramente, c'è bisogno di convergenza su temi importanti che riguardano la città e su cui non ci si può in alcun modo dividere. Ecco perché occorre davvero che ci si misuri tutti, anche perché c'è un dopo elezioni che è la fase sicuramente più importante, cioè quella del governo della città di Brindisi. C'è la questione Porto che sicuramente sta tenendo banco in questo periodo. Sì, la questione Porto è strettamente legata alla questione piano urbanistico generale. Il piano urbanistico generale è strettamente legato a tutti i bisogni dei cittadini di Brindisi. Francamente i problemi sono davvero tanti, però noi ci metteremo insieme agli altri a lavorare con un unico obiettivo, quello di cominciare a risolvere i problemi di Brindisi con molto pragmatismo, con molta razionalità e con poche parole e senza polemica. Carito proprio nell'ultima conferenza stampa ha detto: tornerò come candidato sindaco soltanto se verrà ristabilito quel clima di serenità che deve esistere in una campagna elettorale. Lei lo garantisce? Ma io lo garantisco al 100%, conosco Antonio Carito da 40 anni, la serenità dei rapporti è alla base della mia vita, non del mio impegno politico, figuriamoci poi se non lo è in una competizione elettorale, per cui da me questa garanzia ce l'ha lui e ce l'hanno tutti, non è un qualcosa in più che io devo garantire a qualcuno, ce l'hanno tutti perché io con la serenità dei rapporti e soprattutto con una progettualità concreta intendo cominciare a risolvere i problemi di questa città. Campagna elettorale anche a Fasano. Nella serata di sabato è stato inaugurato il comitato elettorale della candidata alla carica di sindaco Stella Carparelli. Vediamo questo momento. Questo comitato è come una casa per tanti giovani, da qui voglio partire e con loro voglio costruire un futuro migliore per tutta la città. Sono alcune parole pronunciate da Stella Carparelli, candidata sindaco al comune di Fasano, in occasione dell'inaugurazione del comitato elettorale in Viale Unità d'Italia. Questa è la nostra casa e la casa di tutti i cittadini che vorranno riconoscersi nel nostro progetto. È uno spazio libero, è uno spazio che anche per la sua caratteristica di essere diciamo con grandi vetrate, non abbiamo voluto scegliere un locale che fosse chiuso, perché noi vogliamo una politica aperta, una politica di dialogo. Quello che facciamo nel nostro comitato è condiviso con chi lo abita, ma è anche alla luce di chi la vuole guardare dalle finestre che appartengono alla struttura. Poi è bellissima l'idea che sia ubicato in una strada importante della nostra città, in Viale Unità d'Italia, a ridosso della villa comunale, a ridosso della più storica scuola elementare. Insomma, c'è tutta l'energia giusta per lavorarci bene. Un brindisi per iniziare con i numerosi simpatizzanti amici presenti. La Carparelli parte da qui. Poche parole in questo avvio di campagna elettorale per lanciare un messaggio chiaro alla città. Fasano cambia colore. Un insieme di parole che noi abbiamo voluto raccogliere in questa mappa che definiamo una mappa orientativa del nostro elettore e che poi verranno declinate nelle singole voci del programma elettorale, che comunque si sta profilando come un programma condiviso, un programma elaborato insieme alla città, perché stiamo da diversi giorni impegnati a sentire le proposte delle associazioni, ad accogliere gli input e le sollecitazioni dei cittadini anche in maniera spontanea. Il nostro è un programma che metterà dei punti fermi su alcune questioni assolutamente importanti della vita della nostra città, ma è comunque il risultato di un percorso condiviso. Lavorare per i giovani con il sostegno degli adulti, è questo l'obiettivo della candidata. Io credo che in questa competizione elettorale nessuna risorsa possa essere perduta. Naturalmente il valore aggiunto è rappresentato dai tanti giovani che in questi giorni si stanno avvicinando alla vita del comitato e spontaneamente stanno offrendo il loro lavoro e la loro collaborazione, ma questo dipende dal fatto che i giovani ci guardano
guardano con fiducia, hanno capito che il nostro obiettivo è quello di realizzare un percorso di coinvolgimento che li veda sempre più protagonisti. Nel contempo è chiaro che chi ha maturato competenze e conoscenze della vita del territorio non può restare ai margini. Le transizioni vanno gestite mettendo insieme chi ha l'esperienza e chi ha voglia di farla. E Stella Carparelli sarà ospite nei prossimi giorni di uno speciale di approfondimento sui temi proprio della campagna elettorale. Ora ci spostiamo invece a Martina Franca, altra realtà chiamata al voto della prossima primavera. Qui il centro-sinistra ha presentato ufficialmente la sua candidatura unitaria alla carica di sindaco, quella del dottor Franco Ancona, mentre sappiamo come sono andate a finire le intenzioni di realizzare le primarie nel PDL. Vediamo il servizio. Concretezza e senso di responsabilità sono queste le direttrici sulle quali si svilupperà la campagna elettorale del candidato sindaco del centro-sinistra martinese Franco Ancona. L'avvio ufficiale sancito in occasione della conferenza stampa di presentazione svoltasi a Martina alla presenza delle forze assemblate a sostegno della candidatura Ancona, ovvero Partito Democratico, Puglia per Vendola, Sinistra Ecologia e Libertà, Federazione della Sinistra e Italia dei Valori. Insieme per dar forza a un nuovo progetto, alternativo a quello del centrodestra, che può contare sulla grande esperienza di Franco Ancona, maturata tra i banchi del Consiglio anche come vice sindaco nell'amministrazione guidata da Bruno Semeraro. È una bella conferenza stampa dove abbiamo potuto mostrare una coalizione unita, il frutto dell'iniziativa di una buona politica, dei nostri referenti istituzionali più alti, ma anche delle forze politiche che sono riusciti a trovare un'intesa sulla proposta politica, sulla candidatura a sindaco e un percorso per la costruzione di un programma. Innanzitutto far ripartire la città, la sua economia, cioè mettere insieme le forze sociali, le forze economiche, le forze associative per costruire insieme un progetto nuovo per la città. È una città che ha avuto una pesante deindustrializzazione, dobbiamo arrestare assolutamente questo processo di perdita di fabbrica a Martina Franca. Nello stesso tempo dobbiamo rilanciare il ruolo di Martina in un territorio più vasto, dove i beni ambientali, culturali possono essere una risorsa se portati alla loro valorizzazione. Questo è il compito che ci accingiamo a fare, però lo vogliamo fare sempre costruendolo, come abbiamo detto in conferenza stampa, con gli interlocutori che esistono sul nostro territorio, le associazioni dei commercianti, l'associazione degli industriali, che in questi anni sono stati trascurati e che invece noi vogliamo portare al governo della città. Noi abbiamo il vantaggio di aver costruito la proposta politica per tempo, per costruire insieme alla società e quindi insieme a questi interlocutori a cui facevo riferimento un programma da portare alle elezioni, ma soprattutto da portare poi al governo effettivo della città. Chiudiamo la pagina politico-elettorale e chiudiamo anche la prima parte del giornale, la linea alla regia, la riprenderemo tra qualche istante.